porto dei lavori. Coro di critiche dai costruttori dopo la decisione del governo di bloccare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti sui bonus edilizi, una scelta che ha messo in allarme le categorie produttive. Non si risolve così il problema dei 15 miliardi di crediti incagliati. Migliaia di imprese si fermeranno, afferma l'ANCE. Abbiamo bisogno di una soluzione efficace che metta al riparo famiglie e imprese da un blocco totale dei cantieri. Dello stesso avviso anche il presidente di Confedilizia. Quanto al tentativo che nel decreto è presente di sbloccare i crediti incagliati, verificheremo, ma la norma non sembra essere in grado di risolvere un problema enorme che sta mettendo in difficoltà imprese, ma soprattutto famiglie che sono in attesa di sbloccare i loro cantieri. A rischio 25.000 imprese, 130.000 posti di lavoro, il blocco di circa 90.000 cantieri. Le imprese, le microimprese saranno costrette a chiudere di fronte a un fallimento già annunciato. Bisogna intervenire immediatamente per porre rimedio a questo ulteriore grave errore che si sta portando avanti su tutta la materia della cessione dei crediti e dei bonus fiscali. Mi chiedo come possa un'impresa con i cassetti fiscali saturi continuare a lavorare per il 110, come possa assumere nuovo lavoro priva della liquidità. Anche l'ABI è intervenuta. Serve subito una misura per riavviare l'acquisto dei crediti da parte delle banche. Mentre la CGIL settore costruzioni minaccia lo sciopero se il governo non correggerà il decreto. Alle organizzazioni imprenditoriali l'esecutivo promette chiarimenti e sostegni. C'è già una prima convocazione lunedì a Palazzo Chigi. Lo vedete già inquadrato e con noi Alessandro Praterotti, il direttore di notizie.it. Grazie Alessandro per aver accettato il nostro invito. E allora, il governo non si Buonasera, nasconde, grazie. non si nasconde, dice è una misura impattante, ma è necessaria, e però c'è un grido che arriva dalle imprese e non solo, l'abbiamo sentito in questo servizio. Insomma, 25.000 imprese sono a rischio fallimento. È vero, ed è un dramma sociale sicuramente in un momento di grande difficoltà dell'occupazione, però dobbiamo anche tenere conto di un altro aspetto. Possibile che un settore intero si regge sull'aiuto di Stato? Cioè vuol dire che c'è qualche grossa inefficienza in questo settore. Ora io capisco benissimo le giuste lamentele, la paura di dover perdere il posto di lavoro e i contratti, ma rendiamoci conto che in nessuna parte del mondo è lo Stato che tiene in piedi un intero settore dell'economia, importante come l'edilizia, fra l'altro, perché altrimenti ci sono i fallimenti. Questo non va, qui bisogna rivedere la struttura del settore e l'ANCE in particolare dovrebbe farsi portatrice di una ristrutturazione, così come hanno fatto le imprese manifatturiere. Ora, io credo questo, che in un momento di grande difficoltà economica concentrare le risorse su investimenti che creano nuovi posti di lavoro e soprattutto qualificati, non solo muratori. Questo è un paese che non ha bisogno solo di muratori che sono quasi tutti dell'est, fra l'altro, a lavorare qua, ma ha bisogno di posti di lavoro qualificati. Allora, se il reddito di cittadinanza da una parte, incentivi e sgravi fiscali sull'edilizia liberano risorse, il governo prima di annunciare questo provvedimento poteva anche dire come intende utilizzare questi soldi, anche per ammorbidire un po' la pillola in questo caso di fronte all'opinione pubblica. Detto questo, c'è il problema dei crediti, del mercato dei crediti che è fermo e quello è inammissibile perché c'è una massa di denaro che non vuole nessuno, che è rimasto in collo a chi disgraziatamente l'aveva comprato, e teniamo presente anche la questione del deficit di cui parla Eurostat, di cui parlava Giorgetti, è vera fino a un certo punto, perché poi se la pubblica amministrazione o altre entità pubbliche comprano questi crediti, li comprano con fortissimi sconti. Eh sì, Chiaro? Quindi non è certo. un aggravio tout court. Quindi No, ma bisogna leggere infatti attentamente. è uno degli aspetti da approfondire. Voglio sentire su questo tema, che tra l'altro approfondiremo anche con altri servizi tra un po', il nostro Paolo Guzzanti. Grazie Paolo per essere con noi questa sera. Grazie a te, grazie a voi, saluto anche Platerotti e chi ci ascolta, ma mi sembra che sia Saluto evidente io anche. che l'Italia prende una lezione molto tosta da una gestione come quella dei 5 Stelle, che ha elargito felicità, fine della povertà, possibile tutto per tutti, tanto paga chi? Pantalone, paga il contribuente.
E poi arriva un governo del realismo che si trova di fronte a fatti che non sono sostenibili, perché lo Stato non può e non deve fare l'imprenditore, e quello che ha detto Paderotti è giustissimo, avrebbe potuto farlo meglio, avrebbe potuto prima di dare questa notizia intavolare, fare, non lo so che cosa, sono le cose che fanno i governi, che c'è una parte che è comunicativa, una parte che è decisionale e una parte che serve per far digerire la parte decisionale attraverso la comunicazione. Un sacco di gente ha l'impressione di perdere un sacco di soldi, di opportunità, di posti di lavoro, è vero, verrebbe da dire andate in coro a ringraziare l'ex presidente Conte, ringraziatelo per avere distrutto insieme alla povertà a chiacchiere anche l'industria edilizia che sta, potrebbe riprendere se avesse dentro di sé la forza di riprendere. Adesso è una patata bollente per il governo che qualcosa dovrà fare, ma certo non potrà mettersi il governo, cioè lo Stato, mettersi a fare più l'imprenditore. Quindi ci sarà certamente un boccone molto amaro da inghiottire. E va attribuito, va detto politicamente, questa roba va messa in testa al governo 5 Stelle e a tutto ciò che ne è derivato di pessimo dal coso di cittadinanza, certo, il reddito di cittadinanza, a queste robacce qui. Quindi sappiatelo politicamente, la colpa è loro, non del governo. Il governo però forse potrebbe agire con un po' più di tatto, non so se è questione, sì, di tatto, ma come certamente più, di persuasione. Certo, come più volte ha...